ma arrivate pure con calma, ragazzi. Cioè, proprio sereni, oh, tranquilli, Ma sono proprio oggi nella radio che sono sballati. Questo... Ma vai a fare in culo, va. Adesso ti canto. Ti canto io una canzone. Fa le 13:57 l'orologio. Sì, sì, è arrivato il Natale, ho un dolore rettale, ti sei fatto ingulare. Cretino? Stiamo già preparando l'anticanzone di Natale, Marco. Non puoi capire. Non puoi capire il carico di esplosività che ci sarà in questo canzone. Sei un copione! Mamma mia, i capelli di Paolo Noyes di oggi. No, perché senti, c'hai un nido di tortore in testa. Ma senti chi parla. Solo che sono migrati dalla tua testa, sono dei miei. Allora, aspetta, lo faccio per voi. Tolgo il cappello. Sì. No. Emergenza tricotica. 105. Guarda che incertezza pelosa che ho in testa. Madonna, guarda, cosa è successo? C'è del letargo in questa. Si vede comunque quando un DJ si sposa, ragazzi. Sì, è vero. Quando un DJ si sposa, praticamente vuol dire che non c'ha più voglia di lavarsi, di pulirsi, di pettinarsi. Non fa più un cazzo. Pippo, cosa state facendo tu e Spine? Io sento ritorni. Che cazzo state combinando? Ma perché questi due non riescono a fare una regia normale? Cazzo, sento amici, la mia voce che va e viene. Madonna. No, adesso però offendetela con la gente comunque con delle minoranze. Cioè, prenderti con gente più bassa di 1,70 m non è giusto. Io con Spine, sei un bastardo, però. Comunque, ragazzi, scusate, allora, siccome io sapete che gestisco anche una radio qua a Miami. Allora menatela. No, ma ho dei dipendenti. E devo giustamente fargli sentire il polso di colui che comanda. Ah, insomma, fai fist fucking. No, non faccio fist fucking. È successo praticamente che l'altro giorno uno ha usato affrontarmi in maniera abbastanza. È grosso, però è cubano con gli occhiali, uno sfigato pazzesco. Morale, insomma, mi risponde in maniera decisamente inappropriata sulla chat. Sulla chat dell'altra radio. Graffiate al telefono, fantastico. Al che gli dico: guarda, fammi una cortesia, sei licenziato, vai fuori dei coglioni. Questo invece si presenta in radio, mi manda un messaggio dicendo: sono sopra che ti aspetto. Gli hai detto: a me riesce meglio sotto. Tu hai chiamato tutte e 50 le persone che conosce a Miami, siete andati in radio in massa, immagino. No, sono salito e ovviamente Pippo Palmieri, il figlio di puttana, mi ha seguito col suo cazzo di registratorino. No. E quindi ha registrato la mia conversazione con questo che ho schiacciato come una formica in due secondi e mezzo. In sauna. Ma perché ce prima l'hai? È arrivato là con il bigliettino con sul cloroformio, l'ha addormentato e poi gliel'ha cantate quattro, hai capito? Che esperienza, ragazzi. la cazziata in inglese ci vuole. Vabbè, scusa. Sentiamolo, Orsù, dai. Aspetta. Ce la fai, Pippo. Sento il rumore di cerniera di pantaloni e rido un'ora e mezza. Eccoci qua. This station I can make with my fucking blindfolder, okay? Questo è il primo. You can never answer me back like you did today. Check it out. You fucking shut up when I speak. Fucking shut up è bellissimo. Poi mettere sotto una base di pop. You and everyone in this fucking building. Fucking building. Ma poi gli hai fatto anche alzare le mani al cielo o no? Aspetta, noi abbiamo la registrazione della fine della litigata. Ma vai a cagare, va. Che poi non parliamo di direttorissimi, per favore, che stamattina mi sono svegliato sulla chat con Paolo. Adesso scatta l'operazione Mazzoli. Cos'è che è successo? Ce lo vuoi spiegare? Non è successo niente. Lasciami gestire le cose umanamente. Lascia stare. Ma non mi sembrava una gestione umana, Paolo, perché sinceramente ho letto robe tipo: adesso spacco tutto, lascio tutti a casa. Direttore. No, ma non sei fuori. Direttore. No, ma guarda che tutto quello che hai detto si riassume nella parola Mazzoli. Cioè, se tu dici che qualcuno dice: ehi, Mazzoli. Io mi scuso per non aver risposto sulla chat, ma stavo costruendo un non me ne frega un cazzo di neve. Quindi appena trovo la carota vi rispondo. Oddio, vabbè insomma. No, due giorni senza l'onda fa male. Io non c'è. Allora, basta ferie. Non voglio mai più andare in ferie. Mi sballa tutto il mio orologio genetico. Cioè, basta, per favore. Pensa, che tu cazzo. Sei stata a Miami. Io sono andato 4 giorni in Trentino, mi infilavano il cervo anche nelle palpebre, cazzo. Cervo e grappa per 4 giorni piantati nella giugulare. Legge sulla mia espressione del volto che non me ne frega un cazzo di dove sei stato. Leggendo, mancava una N però. Allora, se ti fa schifo il Trentino. Basta cagare su quella mela della Val di Non. Dai, ragazzi, iniziamo sentendo le ultime notizie da un vero telegiornale. Ci colleghiamo con Studio Chiuso. Wow.
Buon pomeriggio e bentornati a Studio Chiuso. Rieccomi finalmente al timone di questa edizione dopo aver trascorso in montagna anche questi giorni di ponte. A parte le flebo di grappa e polenta che mi sono piantato nel collo, sono stato protagonista di una curiosa disavventura. Mi hanno scippato in seggiovia. Incredibile. Vediamo comunque le principali notizie di oggi. Giubileo, Ratzinger attraversa la Porta Santa. Polemica sul mancato utilizzo di pattine sante per non graffiare il parquet santo. ISIS, il governo francese pubblica su YouTube una guida su come sopravvivere a un attacco terroristico. Presto anche una versione italiana, condotta da Favi J, intervallato dalle scorregge di Frank Matano. La Russia bombarda Raqqa. Putin, spero che non sia necessario utilizzare testate nucleari. Volevo regalarle a mio figlio per Natale. Giornata mondiale contro la corruzione. Il discorso del presidente Mattarella colpisce i più deboli e mette in ginocchio la democrazia. Ma se mi date 100 euro chiudo un occhio e parlo di calcio e di figa. Bravo. Meglio di Germania e Finlandia. La Commissione europea premia Milano come città più attrezzata per i disabili, anche se metà di loro non lo erano prima di cadere in bici sui fottuti binari del tram. Esatto. Donald Trump contro il terrorismo, chiudere internet. Eh già, sai come viaggiano i bazooka usati su eBay? Sì. Ma tagliati i capelli, pirla. Per il momento è tutto. Ricordate che le news di Studio Chiuso proseguono su Twitter all'account chiocciola Jerry il Romano. Adesso vi lascio che devo andare ad attaccare le palline colorate sul vestito della Santa anche. Merry Christmas! Grande Jerry! Oh, comunque, raga, io voglio Donald Trump come presidente. È troppo bello. Sai che sarebbe più serio di Renzi, secondo me. È troppo bello, raga. Voi dovete. Adesso oggi faccio una foto a un murales che hanno fatto. L'hai visto? McDonald Trump. È praticamente il pagliaccio del McDonald's con la faccia di Donald Trump. È meraviglioso. Ci hanno clonato anche Renzi in questo caso. Diamo, dai, che è tardi, andiamo, sigla.